One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. In questa puntata parliamo dell'interessante storia vera di un rappresentante di frullatori a cui viene un'idea meravigliosa. Il suo nome è Ray Kroc. È molto appassionato del suo lavoro, ha successo, ma comincia a osservare un periodo di stanca del mercato. Per via di questa flessione, il rappresentante, dentro ai ristoranti legati ai drive-in che frequenta per lavoro, nota che i posti sono gestiti con una certa sciatteria. È lo stesso atteggiamento che ha poi un riflesso negativo anche nelle vendite del suo prodotto. Un giorno, l'attenzione del rappresentante viene colpita da un drive-in che fa un ordine spropositato di frullatori. L'uomo decide di vederci più chiaro e scopre che l'organizzazione del lavoro è gestita in modo completamente differente e innovativo. I camerieri sono più veloci, utilizzano imballaggi differenti e riescono a evadere un ingente quantitativo di ordini con estrema facilità. A questo punto il rappresentante vuole complimentarsi con i proprietari del locale, che scopre essere i fratelli Morris e Richard, detti Mac e Dick, i McDonald's, che gli mostrano l'originale organizzazione del lavoro. Ray Kroc ha così un'illuminazione. Propone ai due di replicare il loro concetto di fast food in altri punti vendita, che porterebbero poi il loro nome. Dopo qualche perplessità, Ray si incarica di portare avanti il progetto a fronte di un contratto per lui molto vantaggioso. So cosa vi chiedete. Come fa uno di 52 anni, attempato, che vende frullatori per milkshake, a diventare il fondatore di un impero del fast food con 1600 ristoranti e un fatturato di 700 milioni di dollari? Una sola parola: perseveranza. Il progetto visionario di Ray Kroc va oltre le aspettative e i tre soci si trovano ad affrontare difficoltà inattese che vanno di pari passo con il successo dell'iniziativa. L'ormai ex rappresentante, attraverso una serie di manovre speculative, si vede costretto a estromettere i fratelli McDonald dal business che loro stesso hanno inventato. I tre entrano in conflitto e la risoluzione della questione, sebbene lasci l'amaro in bocca, esprime in maniera spietata la realtà del business americano e i limiti che caratterizzano il capitalismo. Questo film rappresenta in tutto e per tutto un'occasione per riflettere sulle dinamiche spietate di un certo tipo di fare affari, ritenuto un modello nel mondo dell'imprenditorialità. I limiti vengono sempre taciuti in nome di un indefinito bene superiore, che però molto spesso si traduce in un vantaggio per pochi. Nonostante molti siano consapevoli della parte poco piacevole legata al business, questo concetto viene ritenuto ancora adesso un manifesto e un modello a cui riferirsi. Il profitto è l'unica stella polare che illumina questa società. I valori morali passano sempre in ultimo piano. A raccontare questa storia c'è Michael Keaton nel ruolo dell'ex rappresentante che diventa il fulcro centrale della popolarità dei ristoranti che hanno poi esportato il concetto di fast food in tutto il mondo. Insieme a lui nel ruolo dei fratelli McDonald, Nick Offerman e John Carroll Lynch, che offrono una prestazione memorabile, centrata ed estremamente credibile. Tutti sono diretti con mano ferma dal regista John Lee Hancock, che ha saputo cimentarsi nel difficile compito di fermare con le immagini una storia realmente accaduta, rendendola ancora più interessante. The Founder è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 1 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché scopriremo la genesi della famosa frase «Il McDonald's sarà la nuova chiesa americana». E poi, non è aperta solo di domenica. Buona visione! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.